Travani vince come da pronostico, ma credo che l'applauso vada tutto per questa matricola. Un'annata splendida. Un'annata eccezionale, dicevo prima, abbiamo iniziato da agosto e abbiamo concluso il campionato comunque in crescendo. Ci siamo tolti la soddisfazione di passare il primo turno dei playoff, cosa che sicuramente era impensabile all'inizio anno. Certo, lì a Trapani per tre quarti ce la siamo giocata. Oggi purtroppo non abbiamo retto, secondo me, il terzo quarto. Abbiamo lasciato troppi tiri a Virgilio, che secondo me lui è quello che ci ha, diciamo, spaccato la partita in due nel terzo quarto. Loro sono tremendamente lunghi, lunghi come panchina, e la soddisfazione comunque è che oggi il coach abbia fatto giocare comunque tutti i giocatori, tutti sono entrati. Sono contento per la prestazione di Matteo Straguzzi, che comunque ha giocato penso quasi 30 minuti. Lui era un po' 2 partite fa, magari non era entrato, era un po' giù, però il coach gli aveva detto che ci sarebbe stato spazio anche per lui, e infatti oggi l'ha dimostrato dandogli fiducia. Un'annata da ricordare, un'annata che segna un altro tassello, come abbiamo anche scritto, per questa storia di questa giovane società. E adesso? E adesso ci prendiamo 24 ore, gli ho detto al coach, vabbè, tra 24 ore ci mettiamo al lavoro. Mi ho detto no, 36, perché devi contare almeno le 12 ore di stanotte. Da domani ci metteremo immediatamente al lavoro, perché ci sono tante, tante cose che bollono in pentola. E la voglia è quella di fare sempre meglio. Ormai ci stiamo abituando ogni anno a scalare sempre più un gradino. Quest'anno abbiamo il fardello di dover far bene, e quindi partiamo da un quarto posto. Quindi se tanto ne dà tanto, un altro anno dovremmo sicuramente migliorare questo quarto posto, e quindi comunque ci metteremo tutta l'energia possibile per farlo. L'ha detto Levori, la rete l'ha messo in difficoltà Trapani, è stata probabilmente l'unica squadra ad aver messo in difficoltà questa super forza. Il campione è finito o no? A mio avviso sì, loro sinceramente sono una squadra veramente forte. Direi per questo campionato impressionanti, perché quando decidono comunque di iniziare a giocare con più grinta, per loro non è facile, perché chiaramente essendo due categorie probabilmente superiori, anche loro comunque hanno dei momenti di rilassamento, però quando iniziano a giocare sono veramente devastanti. Quando comincia Virgilio ad andare in penetrazione, si piazzano 2-3 sull'arco dei 6-25, che appena prendono la palla, boom, la mettono. Te ne vanno 3-4 così, se ne vanno via il punteggio. Infatti nel terzo quarto è successo questo, che comunque Trapani rimane assolutamente la favorita. Mi dispiace per le altre, mi dispiace per Cireale, che ha costruito una squadra in anticipo, mettendo un tassello alla volta per tutta l'estate, e poi se è ritrovata appunto Trapani in questo campionato. Però è così, è successo anche con Capo Orlando. Queste comunque sono le cose che fa anche la federazione. Il lato positivo è che nonostante uno svantaggio anche di 20 punti a un certo punto, i tuoi non mollavano veramente mai, abbiamo visto Scaffidi arrabbiatissimo, il pubblico infuocato. Sì, no, questo, infatti questa è la cosa ottima da prendere, è questa, il fatto che io ho visto dei ragazzi che fino all'ultimo siamo buttati su tutti i palloni, eravamo in campo con, a un certo punto quasi tutto il quarto quarto siamo stati in campo con un 91, un 92, 289, quindi diciamo che ci hanno messo l'anima. Fabrizio chiaramente è uno che non molla mai. E anche la soddisfazione è stata finalmente sentire scandire il nome Redel in tribuna da parte dei tifosi, che oggi comunque hanno cercato di darci una mano, però probabilmente oggi se ne serviva ben altro. Ci è mancato forse l'apporto di qualche giocatore oggi. Per vincere con Trapani o tutti danno il 110% oppure Trapani non la batti.